Antonio Cilli, infatti, pensare la rete e gli altri beni collettivi localmente, localmente. Vai, Antonio. Fatto? Sì, Sì. fatto. Tirare un po', vai, vai. Ok. No, 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 di là, sempre di là. Prego. Vai. Grazie, sei troppo buona Maria. Grazie a tutti, è un piacere rivederci dopo 2 anni. In presenza è sicuramente un'emozione diversa e sono contento per la nostra associazione che ci possa essere un ritorno, no? Come si dice, allo stare insieme, a ripensare insieme i temi che ci stanno a cuore e in particolare io sono chiamato a riflettere un pochettino sull'articolo 21 della Costituzione, libertà di espressione. Questo è uno dei diritti fondamentali che abbiamo. Ma per chiosare un pochettino quello che diceva prima l'ottimo presidente, si è aggiunto, o meglio, si sono specificati nel corso degli anni, oltre che dei problemi legati al mestiere di giornalista, anche quelli legati al mestiere di editore. Perché naturalmente se il giornalista non è libero è perché evidentemente sopra di lui ci sono degli editori che tecnicamente sono degli editori non puri, ossia sono degli editori che fanno anche qualcos'altro nella vita. Per cui la CEI c'ha il suo giornale, la Confindustria c'ha il suo giornale, il Partito Democratico c'ha il suo giornale, Fratellità c'ha il suo giornale e via dicendo. Quindi non è solo un problema, perdonami Presidente, legato alla libertà di espressione del giornalista, ma è un problema dei mezzi che utilizziamo per esprimerci, poiché l'articolo 21 della Costituzione in realtà i miei vecchi studi di diritto mi suggeriscono di dire che è monco, nel senso che non ha la stessa appendice dell'articolo 3 della Costituzione, dove si dice che il diritto di uguaglianza poi lo Stato deve fare. Deve rimuovere gli ostacoli e quindi ha l'onere di mettere in campo l'uguaglianza sostanziale e non solo quella formale. Ecco, la libertà d'espressione è enunciata in maniera formale, ma poi non si capisce bene dove dovrei esprimermi. Con una battuta qualcuno dice, mi metto al balcone come qualcuno e mi esprimo, cioè con quale mezzo devo attuare l'articolo 21? Della Costituzione. Oggi diventa fondamentale alla luce dei nuovi mezzi, quindi penso che Virgilio mi abbia chiamato anche per dire 2 parole su questo, su quello che sono i nuovi mezzi, però voglio fare una piccola premessa. Innanzitutto c'è la necessità di tornare ad una comunicazione, tornare forse avviarla, iniziarla una comunicazione di tipo autentico, perché sul campo io lavoro in comunicazione dal 2001, posso notare che tante strategie di marketing, tanti meccanismi, poi la comunicazione sfocia non solo nella informazione, ma anche nella comunicazione pubblicitaria. Spesso si ragiona in termini non autentici, ecco, anche in termini commerciali, ho notato nella mia poca esperienza, però insomma, che è fondamentale se volessimo comunicare le nostre attività, il nostro personal branding, le nostre associazioni, le nostre informazioni, fare bene il lavoro di giornalista, recuperare un pochettino quella dimensione che alcuni mezzi, tanto di moda oggi, in particolare ai social, non diciamo facilitano molto una comunicazione autentica, una comunicazione un po' gonfiata. Molto spesso ci troviamo di fronte a dei profili che non corrispondono. Sentivo se prima non qualcuno contraffatta che addirittura. parlava di curriculum anche nel mondo del diciamo dei film, no? Una foto che non è sua, ecco. Quindi innanzitutto credo di dare un suggerimento al recupero dell'autenticità della comunicazione e cercare di evitare di gonfiare o di rendere situazioni che non sono, perché ci si rimette
banalmente io pubblicizzando un semplice ristorante che però non faceva bene il suo lavoro ho ottenuto un risultato esattamente al contrario, perché una volta che pubblicizzo un ristorante verso il quale non si mangia bene, evidentemente facendogli una comunicazione hai amplificato il non mangiare bene, non è che hai amplificato. La comunicazione non è sostanza, ci deve essere sempre una sostanza autentica che devo comunicare. E questo sui social oggi non è così scontato, per cui insomma mi piace partire da questo, da questo appunto. E su questo voglio insistere anche sul fatto che sono proprio io a dire che oggi probabilmente internet non è più sufficiente, o meglio, si è pensato in un certo momento, forse qualche anno fa, che lo strumento rete potesse soppiantare tutto il resto, anche questi incontri, gli eventi e quant'altro, e attraverso la semplice interfaccia uomo-computer si potesse svolgere qualsiasi tipo di lavoro. Ora, certamente tanto si può fare e dobbiamo essere grati di smart working e quant'altro, però perdere di vista quella che è l'azione sul territorio, quello che è la capacità di coniugare l'informazione con un'azione sul territorio, penso sia un errore. Non vederci, non organizzare questo evento, farlo solo online, solo su Zoom, pensate che possa essere la stessa cosa? Io penso che ci sia la necessità, oltre quindi che di una autenticità, ci sia la necessità di una azione anche delle componenti virtuali, cioè il sito internet, il blog, il profilo social devono essere la comunicazione, l'espressione di un qualcosa di autentico, ma che avviene fuori, salvo rarissime eccezioni, cose che possono nascere e morire. E questo non mi sembra chiaro, soprattutto a molti giovani che iniziano, ragazzi che iniziano su Instagram, mi mettono le fotografie, non so, e che avete capito che cosa mi riferisco e che cosa voglio, sottolineare criticamente. Quindi non solo internet, ma veniamo a parlare di internet e di quello che è in conclusione del ragionamento. Innanzitutto abbiamo perso di vista la natura giuridica della rete. Ce l'ha insegnato un premio Nobel nel 2009, si chiamava Eleanor Ostrom, la quale già dal 1990, poi mi stupisco, 90-92 adesso, però insomma dagli inizi degli anni 90, diciamo così, era riuscita a classificare la rete fra i beni comuni, scrivendo un bel libro, Governare i beni comuni o collettivi, Eleanor Ostrom, e mettendo la rete all'interno dei beni comuni e collettivi. Il che significa che oggi, grazie ad alcuni economisti illuminati alla conformazione dello strumento, siamo di fronte a una cosa che è equiparata all'aria e all'acqua. Però la utilizziamo sistematicamente in maniera privatistica. Mentre alla privatizzazione dell'acqua ci siamo arrivati come umanità in tarda età e la vediamo tuttora come stortura, l'acqua minerale, che è una bottiglietta che deve partire da Trento e deve arrivare non si sa dove, 50 centimetri, che per me è un assurdo, ci siamo arrivati tardi. Invece sulla rete è accaduto l'esatto contrario. Io sfido chiunque in questa sala a dirmi se sapeva che la rete era un bene comune, che è una cosa di tutti, non è la proprietà di Mark Zuckerberg, proprietario di Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp e quant'altro, non è la proprietà di Larry Page, Google, non è la proprietà di 5 oligopolisti mondiali, dopo magari Ferdinando ci dirà ancora di più su questo. Perché se noi continuiamo a utilizzare strumenti privati in rete,
e non riusciamo a organizzare degli spazi pubblici, forse l'unica eccezione che c'è stata nel corso degli anni è Wikipedia. Ma se escludiamo Wikipedia, tutto il resto sono spazi privati e abbiamo costituito dei veri e propri oligopoli negli ultimi 5 anni, e le mie chiacchierate così sembrano illulati alla luna, perché nessuno... Poi chiaramente sono costretto anch'io ad avere, qualcuno dice, ma tu non ce l'hai il profilo su Facebook? Sì, io ce l'ho il profilo su Facebook, ma ecco, diamo anche qualche insomma possibile soluzione, ma innanzitutto ciascuno di noi dovrebbe avere una propria identità digitale intestata a se stesso, cioè il mio nome e cognome, non nickname sì. O affitti, dovrebbe avere un nome di dominio intestato a se stesso con uno spazio che lui stesso controlla. A quel punto abbiamo coronato il sogno del presidente e del carissimo Antonio Perribianco, Antonio Russo, cioè di essere giornalista e proprietario del mezzo, chi scrive è proprietario del mezzo sul quale io scrivo, e abbiamo risolto anche qualche problemino, diciamo un po' più grande, ma non vedo azioni pubbliche in questo senso, perché qualche governo dietro è responsabile di Amazon, era responsabile della digitalizzazione, il mio cuginetto che va a scuola studia su una piattaforma Google, io ho l'Apple per cui un sistema super chiuso, Facebook ogni 15 giorni cambia l'algoritmo e decide quali sono i prezzi sistematicamente quindi siamo in una situazione in cui di tutto quanto questo sembra che io me lo sogno la notte e parlo da solo, anzi grazie al Firenze International Press che mi fa fare questi bei monologhi, perché la mia ragazza Donatella diceva tu parli da solo, di queste cose non ti interessa niente. Donatella non è vero. Va bene, e quindi il punto centrale sul quale voglio chiudere diciamo il mio intervento è questo: Internet è un bene collettivo, noi come collettività dovremmo riappropriarci di spazi pubblici su Internet, e dovremmo pretendere che un Presidente del Consiglio che parla alla nazione non può fare una conferenza su Facebook. Io la resterei personalmente, se fa una cosa del genere, chiunque esso sia, poi non è che ce l'ho con Tizio, con Gaio, se c'hai la RAI, c'hai il tuo canale e lo fai sulla tua piattaforma. Perché il capo dello Stato italiano deve invitare a usufruire su una piattaforma privata che raccoglie e profila i nostri dati? Mi sembra assurdo. Quindi noi cittadini abbiamo il compito di recuperare spazi pubblici sulla rete e di pensare aggregazioni pubbliche sulla rete e non servirci di tecnologie e software privati che ci stanno, a mio parere, portando su una strada che non è di libertà. Qualora non si trovino, diciamo, possibilità nell'immediato, anche perché poi ciascuno di noi da solo che può fare, cioè non è che posso organizzare da solo uno spazio pubblico, allora in questo caso la cosa da fare domani mattina è avere un media proprietario, perché bisogna saltare lo steccato della divisione finta di un tempo fra editori e giornalisti e diventare editori di se stessi, perché oggi ce n'è la possibilità. Una volta dovevo comprarmi la rotativa, non lo potevo fare, dovevo comprarmi un'intera poligrafico per editare un giornale, ma oggi per editare un giornale devo comprare un nome di dominio. Questo facciamo noi nella vita, facciamo mezzi di comunicazione principalmente, Citanet è una rete che aiuta le persone a diventare editori di se stessi, e chiaramente Nele è stata troppo brava, una grande azienda, insomma siamo
il piccolo editore, siamo 24 siti in Italia, in quasi tutte le regioni, non proprio in tutte, e quindi cerchiamo di avere questo atteggiamento nei confronti del mercato della rete. Grazie.